Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed oggi siamo qui tornati su The Binding of Isaac Afterbirth Plus. E beh, facciamo stavolta le random run, una random streak anzi. Vediamo chi otterremo. Speriamo di ottenere niente di troppo difficile. Lazarus, no, ok, ci può stare Lazarus. Ok, parto subito con il seed che è 86VSXKS7. E siamo comunque, siamo lo stesso Lazarus. Ok. E pillola quanto brutta da ottenere. Subisco il doppio del danno. Vabbè, è successo così, rip. Ok, quindi è da un po', anche stavolta è da un po' di tempo che non gioco ad Isaac. Tipo un paio di giorni però in questo caso. E boh, spero di non fare schifo come nella partita precedente e di non fare decisioni stupide come nella partita precedente, infatti. Ok, vediamo che cosa c'è qui dentro. Ok, the body. Sarebbe il caso di ucciderci. Sfortunatamente non c'è patto con il diavolo, però comunque sarebbe il caso di ucciderci con tipo, se riusciamo, se c'è una self-sacrifice room, sarebbe la scelta migliore, perché così forse possiamo anche ottenere degli oggetti buoni. Cioè, oggetti buoni, dei consumabili soprattutto. Però sono sempre buoni. Ok, magari l'avessimo ottenuto nella stanza, cioè nel livello dopo, così almeno avrei potuto usare i miei cuori per un patto con il diavolo. Ok, bene. Larry Junior. Decisamente non è un boss molto difficile. E anzi, se dovessi morire sarebbe anche, possiamo dire, una cosa stranamente positiva. Però come, che dire, questo è Lazarus. Un tizio che, se vuoi essere forte, devi prima ucciderti. Ok, oh no, sono morto. Acci picchia. E ora ti faccio il culo. Ok, ottimo. E otteniamo Toothpicks, che ci dà un bel Tears Up, molto buono. E ora andiamo a prenderci The Body e lo Spirit Heart. Ok, siamo forti. Abbiamo 4 cuori, uno Spirit Heart. Sfortunatamente non posso aprire questa chest, però non mi ha dato nessuna bomba, quindi... Ah, ho speso una chiave inutilmente. Dannazione. Cavolo. Qua c'era una moneta, quindi se riesco, se posso, anzi in questo caso sì, la prendo. Ok, quindi stiamo andando abbastanza bene, mi sembra. Abbiamo, cioè sì, non c'è nient'altro da dire sinceramente per il momento. Spero però che vada, che inizi, che spero che vada, spero che vada avanti così per un bel po'. Direi per tipo mezz'ora, così per tutta la partita. Sarebbe fantastico. Ecco qua la bomba che mi serviva prima. Rip. Vabbè, comunque non è tanto un problema. Anzi, onestamente siamo anche abbastanza forti. Davvero. E comunque mi piace anche un sacco il nuovo Lazarus, quello di Afterbirth Plus. Questa piccola aggiunta che hanno fatto mi è piaciuta davvero un sacco. Oh, Serpent Kiss. L'aggiunta che hanno fatto è davvero interessante per Lazarus. Ovvero, quando resuscita con Anemic sempre attivo. E Anemic sempre attivo sembra una cosa irrilevante, ma non lo è affatto. Oh, yes. Abbiamo già ottenuto un Black Heart. Tanto per far capire quanto è forte Serpent's Kiss come oggetto. Spirit Heart, grazie mille. Non volevo esattamente una pillola, ma va bene. Bombs are key, ok. Allora, andiamo qui. Bella Curse Room. Peccato che non è arrivato il momento giusto. Curse of the Maze mi sta già dando un bel po' fastidio. Sì, ok. Serpent's Kiss, possiamo dire che ci ha dato un bel ticket verso la vittoria.
Ok. Allora, Leap of Greed, onestamente non è che mi faccia impazzire. Hierophant lo uso adesso. Piazziamo una bomba qui, vediamo se riesco a beccare tutto. Non tutto, però perlomeno posso entrare qui dentro. Forse non era il caso di aprirlo, però vabbè, chi se ne frega. Ok. Beh, comunque, siamo... Ormai oserei anche dire... Aia, a prova di morte. Abbiamo già... Siamo solo al secondo piano e abbiamo un sacco di salute. E ne continuiamo a guadagnare, a quanto pare. Sì, non posso dire niente riguardo a questa run. Non posso ancora... Per il momento non posso lamentarmi. Certo, è che... certo, se rimaniamo con 4.20 di danno per tutta la run... Non sarà certo... Ah, questo è stato stupido. Se rimaniamo con 4.20 di danno per tutta la run, certo, questo non mi piacerebbe affatto. Non perché non sarebbe impossibile vincere la partita, ma perché sarebbe una noia mortale. Ah, maledetto. Ok. Stupidaggine. Basta stupidaggini per il resto della run. Ah, ma con chi credo di parlare? E infatti. Basta stupidaggini. 5 secondi dopo subisco danno. Vabbè. HP up, va bene. Qua cosa abbiamo? 3 chest. In effetti volevo tutto tranne questo, onestamente. Health up e addicted. Vabbè, lo uso a caso. E andiamo. Ok. Catacombs. Bello che quando attacco infliggo danno a uno, gli do uno stat, un effetto, dà l'effetto a tutti contro questo nemico. Mi piace un sacco. Perché significa più possibilità di spawnare cuori. Neri intendo. In questo caso neri, però vabbè. Ok. Pillola. Full health, ok. Non che mi importasse molto, però grazie lo stesso, immagino. Ok. Siamo quasi... Cioè, siamo full vita, ma quasi anche full cuori neri. Nel senso che... Ah, non ho più bombe, è vero. In effetti, scarseggiamo un po' di bombe, eh. Ok. Blackheart, siamo ora cuori rossi e cuori neri e basta. Ok, grazie per avermi aperto la chest. Gentile da parte tua. Vediamo cosa c'è. Un paio di monete a quanto pare. Diamo un po' di monete. Vediamo se riusciamo ad ottenere oggetti migliori rispetto a questi qui che ci sta dando. Ho detto oggetti migliori. Vabbè, a quanto pare non sanno che... Il gioco non sa cosa sia un buon oggetto. No, sto scherzando. Mi ha dato già Serpent's Kiss. Ed è stato già un bel regalo, oserei dire. Aia. È stato stupido? Parecchio. Ok. Bighorn. Non dovrebbe essere così tanto difficile. Aia. E così subì danno. Ok. La cosa fastidiosa è che lui, cioè, rispetto alla sua controparte piccola, quasi mai si fa colpire dalle sue bombe. Ed è una cosa fastidiosa. Perché esplodono troppo prima e lui riesce a nascondersi per troppo tempo. Aia. GG. Avanti, attaccami da qui. Ovviamente no. L'avessi anche almeno una bomba, avrei forse potuto fare qualcosa. E invece... Ok, range up. Magari riusciremo a trovare una bomba o un qualcosa del genere. Attenzione a non subire danno. Attenzione a non subire tanno. Il tanno fa male.
Ok. Attenzione a questo tizio. Questo cos'è? Wheel of Fortune. Peccato che non abbiamo né bombe né né monete per questo oggetto. Abbiamo un sacco di vita, però non abbiamo nient'altro. Abbiamo vita e chiavi. E basta. Un sacco di vita. Oserei dire. Oh, una bomba, finalmente. Ora, come la userò questa bomba? Beh, lo userei per quell'item room. Oggetto buono? Nudleaf. Non lo so. Non mi ispira molto. Sapete cosa vi dico? Subisco volentieri danno per vedere che cosa c'è qui dentro. Ovvero un paio di monete. Speriamo che siano sufficienti. Ok. In effetti Celtic Cross non è buonissimo, però potrebbe tornarci utile, in effetti. Ok, scendiamo. Cosa abbiamo adesso? Flooded Caves 2. Ok. Eliminiamo dalla faccia della terra tutti questi bei mob. Attenzione. Aiuto, 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 aiuto. Aiuto. Aia. Ok. Grazie per il cuore nero. Questa era... That was a close one. That too. Bomba. Yes. Grazie. Siamo ritornati a full vita, quindi come potete vedere quel danno che ho subito, cioè è subito stato ripagato. Ok. Tu sei molto fastidioso con quella cavolo di mosca che continua a proteggerti. Ok, non ti protegge più. Ottimo. Ok. Diciamo, facciamo che salire. Fuoco. Okay. Cuore nero più... Cioè, accidenti, cuore nero più chiave. Combo mortale. Ok. Questi qui non sono tanto tosti. Quando li conosci bene non sono così tosti. Aia. Dicevo. Vabbè, ho già recuperato il cuore. Best bud. Non è un oggetto molto buono. Anzi, oserei dire per niente. Ah. Che è un altro cuore nero che non ci interessa. Grazie per l'offerta, ma è un no. Non sono così tanto interessato in un altro cuore nero. Oh, che stanza strana. Beh, almeno teniamo un paio di consumabili. E non sarà di certo per una stanza che... addirittura. Magari riuscisse anche ad arrivare a 15 monete, sarebbe fantastico. Sarebbe grandioserrimo. Ok, stanno spawnando un po' troppi mob. Maledetti portali. Ok, aia. Fai il tuo lavoro, best bud. Forse fai il tuo lavoro. Sei un po' troppo veloce, eh. È un po' un oggetto orribile. In effetti è proprio un oggetto orribile. Perché, cioè, forse poteva ancora salvarsi se il... se fosse stato più lento come Orbital. Però infatti non è così lento come speravo. E quindi è un po' un oggetto inutile, perché è impossibile da controllare. Infliggi solo quei dannetti così un po' a caso e niente di che. Ok, vai addosso a tutti finché puoi. Ok, non puoi più. Non potevi, anzi. Vediamo cosa c'è. Suckhead. Non posso prenderlo, dannazione.
Magari qui dentro. Ok, sì, abbiamo trovato i soldi. Prendiamolo allora. Sackhead, it's cut. Nonostante la texture dietro non sia ben fatta, però vabbè, dettagli. Gordi, Gordi è easy. Molto easy. Poi intanto mi aiuta anche un po' a recuperare, ad avere altri cuori. Vabbè, subiamo anche da... Oh no, mi ha inflitto danno. Oh no. Sei morto comunque. È stato bello conoscerti. Danno. Mi piace un sacco il danno. E mi piace anche un sacco questo empty vessel, anche se non lo userò, probabilmente non si attiverà mai. E già che ci sono, prendo anche My Shadow, anche se non mi interessa più di tanto come oggetto. Magari questo è un petro, Blank Rune. È un petro. Davvero, Necronomicon. Vabbè, ci serviva lo stesso un oggetto, no? E Degas adesso. E questo me lo tengo. Ok. Allora, abbiamo qualche maledizione? Curse of the Unknown? Ora non più. Yes. Oh no, mi correranno addosso. Ah, è vero, posso usare questo. Ok. Niente di che. Qui. Due chest di pietra. Magari c'è dentro... Ah, Mystery Sack. Ok. Ma usa Hangman adesso. Sì, l'avrei potuto usare in altre situazioni migliori, però chi se ne frega. Ora infliggiamo 6 di danno. Che è decisamente molto di più. E anzi, sono anche felice di avere un po' più di danno, perché troppo poco danno per il momento. Avevo perlomeno. Ok. Vediamo un po' qui su. Oh, attenzione. Stanza interessante. Ok, allora. Vediamo se è per caso qui la... Esatto, come come immaginavo. Scarseggiamo davvero un sacco di bombe. Questa cosa mi dà un bel po' fastidio, perché le bombe sono buone. Oh, grazie. Mystery Sack già ci sta dando una bella mano. Ok. Attenzione, evitiamo di... Ok, anche i sacchi però non è che ci aiutino così tanto in questo momento. Cioè, insomma, di solito i sacchi, dentro i sacchi ci sono bombe. In questo caso non ci sono. Ok, grazie per la troll bomb. Non era esattamente questo che chiedevo, però almeno ti ringrazio per averci perlomeno pensato. Ok, pillola. Addicted, di nuovo, vabbè. Oh no, sono addictato. Ok. Oh, eccoti qui. Sei morto. Ah. The Bean, yes. Secondo me è meglio il Necronomicon. No, ho l'impressione che il Necronomicon possa essere più efficace. Mi aspetta un fagiolo. Maledizione a questa tosse. Mi è venuta un po' di tosse. Che cavolo. Ma che accidenti. Ok. Aia. 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 Basta subire danno. Sono già morti tutti i miei aiutanti. Si vede che My Shadow non è un oggetto così tanto di qualità così elevata. Aia.
Vabbè, usalo adesso. Qua dietro c'è una batteria. Ok. Qualcosa di interessante? O solo bombe, mi sa. No, ok, un oggetto. Bob's Curse, yes. Che bello. Ok, sarebbe fantastico trovare lo shop e entrare e comprare qualcosa. Eccolo qua lo shop. Guai a te se c'è Ultra Grade. Comunque Bob's Curse, ottimo per avere un altro paio di bombe. Allora, facciamo che prendere 9 volt, immagino. Facciamo, doniamo un paio di monete. Facciamo due per il momento. Usalo adesso così infligge un bel po' di danno. Sì, è un po', cioè, forse non è stata l'idea migliore usarlo qui, però vabbè. Ora o mai, praticamente. Na na na, sei morto. Grazie per l'HP up, ma soprattutto per il damage up. Direi che posso andare. Sì. Ok. Proseguiamo. Deps 2. Dovrei tanto ottenere qualche oggetto particolare. È questo quello che vorrei, eh. Perché per il momento sì, abbiamo danno, questo è vero. Non dico che sia una partita orribile, però non abbiamo niente di peculiare per la run. Un bel niente. Non abbiamo né volo, non abbiamo niente. Uffa. Qualcosa. Non continue troll bomb. Anche un oggetto, cioè nel senso, anche un qualcosa di orribile, un oggetto orribile, tipo che ne so. Cursedai, prendo per caso Cursedai, ho sbagliato. Ops, ho preso Cursedai. E almeno così la rendo un po' più interessante. Però non c'è a quanto pare nessuna Cursedai. Quindi per il momento va così, sfortunatamente. Ok, usa the rovers. Continuo così. Addirittura. Vediamo se riusciamo ad ottenere un blood bag. Una blood bag. Rip boss rush. Intanto. Ok, blood bag. Proprio quello che volevo. Joker. Mi piace tanto Joker. The stars. Boh, usalo adesso. Certo che questo non è un oggetto buono. Quindi verrai rirollato e anche tu verrai rirollato. Insieme a lui. Beh, in effetti lui potevo sostituirlo, però, dettagli. No? È buono, però. Ok. Dead Sea Scrolls. Mi pigli in giro. È chiaro che tu mi stai prendendo in giro. Cioè, non puoi darmi come ultimo oggetto. Però aspetta, se non sbaglio. Aiuta per Bookworm. Quindi al massimo lo tocco. Anche perché siamo vicinissimi alla trasformazione. Usalo una volta, cosa mi dà? Qualcosa, yes. Poi dentro. Aiuto. Justice, va bene. Emperor, Wheel of Fortune. Perché si è spawnato qui? Non ne ho la più pallida idea. Mio Dio, quanti soldi che stiamo ottenendo. Oh, Ancient Recall. È una carta nuova. Lo uso. Tre carte, yeah. Usa Ace of Spades. Ottieni un altro bel po' di chiavi, anche se è inutile. E in effetti ho perso così anche il mio Emperor, ma chi se ne frega. Uso così il mio Necronomicon. Infested. That's alright. Piazza bomba. Eccolo qua dove era finito. Il nostro amico Grid. Aia. Ok. Nicole attaccato al pavimento. Cose normali, insomma. Ok. Vediamo.
Dove potrebbe mai essere lo shop? Con sicuramente gli oggetti che renderanno questa run tipo un Crooked Penny. Ecco, Crooked Penny for the win. Vero? Vero gioco? Crooked Penny? Vero? Aia. No. Almeno non è. Perlomeno non è qui. Vediamo però. Oh, che cos'è successo? Ok. Lag pesante. Era strength? Ma io pensavo di avere stars. Ok, sono un attimo confuso. Usalo adesso. Tanto. Una. Ti prego, una dice room. Rirollerò più che volentieri questa run. Anche se questo significherebbe perdere. Ah, è un 2, dai. Un 2. Seriously. Range down. Oh no. Dammi due bombe. Ok. Compass. Poi abbiamo. Niente di che. Niente di che. Avanti. Ok, broken modem. Può essere divertente. Un po' meno il resto che vediamo qui. Ok, praticamente un bel niente. Ci prendiamo fanny pack, nightlight. E boh. E bomb. What? Sei partito come un razzo. E non so, non ho nemmeno la più pallida idea di come tu abbia fatto. Ok. Boss fight. Oh no. Sono spaventato. Aiuto. Però in effetti infliggiamo davvero un... Cioè, non... abbiamo 6.7 di danno. Non è abbastanza. Oh mio Dio. Non è abbastanza. Aia, che male. Il dolore, sofferenza. Oh no, mi ha inflitto un altro danno. E adesso? Beh, la uccido. E ok. Fatto con il diavolo, dammi. Dai un bel po' di oggetti e li prenderò probabilmente. Beh, forse no, però non mi dà bookworm. Coso abbiamo capito tutti di che cosa io mi dico. Sapete tutti che cos'è coso, giusto? Coso e coso, che cosa le cose. No, intendevo Dead Sea Scrolls. Non ci aiuta, sfortunatamente. Ok, mi piacciono i tizi che laggano. Attenzione, oh. Ah, è giusto. Otterremo un po' di mosche in più. Se le stanze saranno lunghe. Perché 9 volt. Ok. Andiamo per di qui. Sarebbe fantastico tenere gappi. Anche se è un po' difficile. Un bel po' difficile, dato che questo è l'ultimo patto con il diavolo, sempre se lo otterremo. Ok, ottimo. Magari qui dentro c'è l'oggetto che è sempre desiderato. No. Sfortunatamente no. Non c'è l'oggetto che abbiamo sempre voluto e sognato. Ok. Bello schivare tutto così. Sono fiero di me stesso. Crawl space. Magari mi dai l'accesso a una... No, nessun mercato nero. E anzi un trinket che fa anche alquanto schifo. Non si vedeva... vedeva il portale. Perché tipo lagga... Mi sa che laggava, sì, laggava. I portali laggano. Comunque molto utili. È molto utile, anzi. Aia.
The Compass. Ok. Oh, maledetto. Mi hai fregato. Oh no. È un boss così. Cioè, quando poi alla fine lo incontri, sei sempre abbastanza preparato. Ok, però devi morire. Grazie. Ari, arrivederci. Citazioni. Sì, sto andando avanti con Jojo. Bucciarati. Lo sapevate che all'inizio io pensavo che Bucciarati fosse una donna? Cioè, aveva i capelli. Aveva troppo il viso femminile. Si dice viso femminile. Viso femminile. Sì, suona male, però si dice a quanto pare. Bellissima la parte in cui sono in Italia. Non credo sia uno spoiler, è per questo che lo dico. Oh, fatto con il diavolo? Yes. Ah, davvero. Vabbè, prendo Gimpy, già che ci sono, vabbè, Brother Bobby. E facciamo Hush. Non lo so. Facciamo Hush o no? Non c'ho voglia. Poi questa run non è neanche molto buona. Oh, vai però. Ok. Bene. Comunque, mi raccomando, ragazzi, siate bravi e guardatevi JoJo. Allora, a proposito, parlando. Non so perché, ma in questo periodo sto parlando un sacco qui sul canale delle serie che sto guardando. Ma tipo, ho finito 13 Reasons Why. Un capolavoro, devo proprio dirlo. È proprio un capolavoro come serie. La consiglio a tutti. È interessante, divertente. E anche, cioè, ti viene voglia di vedere come va a finire. Un po' meno a me, per me, ma soprattutto per ad esempio le altre persone che lo guardavano insieme a me. Però no, è stato davvero bello. Non c'è che dire. Mi piace un sacco come anche i piccoli particolari che c'erano nella serie. Che, come dire, mi è piaciuta come serie. Non, guardatevela, insomma. Che cosa abbiamo qui? Oggetti. Oh, ok. Finalmente un oggetto che forse potrebbe darci un po' di cose, di funzis cose. Oh no. Che bel lag. Ah, non ho preso, mi sa, Joker. Ah, c'era un Joker da qualche parte. E mi sa che me lo sono dimenticato. Eh già, mi sa che è proprio così. Beh, un po' tardi. Un po' in ritardo come pensiero. Ok. E sei morto. E abbiamo anche un paio di mosche in più ad accompagnarci. Yeah, mosche. Grazie Broken Modem per aver laggato. Aver laggato. No, per aver bloccato. Sì, suona molto meglio. Grazie per avermi bloccato il colpo esplosivo. Se no l'avrei, me lo sarei preso bene in faccia. Aia. Boh, piazzo una bomba qui a caso, tanto. Abbiamo così tante ai, così tante bombe, eccetera eccetera, che tanto. Decisamente non è un problema. Questa stanza non la voglio fare. Addio. Ah no, ti odio. Tutto la che palle. Ok, va bene, rifacciamo il giro. Tanto ci prendiamo anche questo cuore nero. Lovers, Ace of Hearts, magari. Boh, anche Lovers non è che sia così tanto utile. Addio. Ok, potremmo forse ottenere qualcosa. Aia. Dicevo che forse potremmo ottenere tipo un paio di
Mr. Boom. Non, in effetti non saprei cosa, cosa ci sarebbe di interessante oltre a Mr. Boom. Oh, Mr. Boom. Buongiorno. Buongiorno, caro amico mio. Ok, allora, secondo me si va dritti. No, e invece si devono andare verso il basso. Ok. Proprio la strada più lunga. Ok, carta, Wheel of Fortune. Ci teniamo questo perché significa un oggetto in più. Poi al... come si... come cavolo si chiama? Al... alla chest. Mi piace un sacco come concept anche quello della chest in Isaac. Tanto per boostarti un po', ma anche... non solo, ma anche... solo anche un po' per divertimento. Ok, il lag non è un buona, non è una buona cosa con Isaac. O contro qualunque nemico bullet hell in questo gioco. È molto più forte contro boss o nemici non bullet hell. Io sto cercando di... ok, sto forse subendo un po' troppo danno. Ok, ad esempio in questo momento è la parte più bella di Isaac, perché di bullet hell c'è ben poco. Ok, eccoti qui. Ah, accidenti. Ok, ah, accidenti. Ok, sto subendo forse un po' troppo danno, ho detto. Magari, ok, grazie che ti sei attivato adesso, Celtic Cross. Magari un po' prima, un po' prima mi avresti fatto un po' più contento. Però a quanto... ovviamente c'è Curse of the Blind ora. Adrenaline, Cancer, Boomfriend, Mumspad e Scapular. Proprio niente, grazie gioco. Che gioco lezzo. Che gioco lezzissimo. Ok. Oh no, sono super spaventato. Vabbè, sentite dalla mia voce quanto sono super spaventato? Esatto. Non lo sentite. Almeno credo. Attenzione, ok. Vieni qui. Cosa c'è? Health up, yes. Proprio quello che mi serviva. Insieme a questa stanza molto grande e fastidiosa. Comunque ho pure anche un brimstone. Un qualcosa, dai. Questa run è così normale. It's not that fun. Ok. Ah, pensavo di fare un bel, una bella cosa invece. Secondo me perdi qua. Sì, decisamente. Ok, rimani lì scioccato e paralizzato. Range down. Vi siete appena esplosi a vicenda. Congratulazioni. Aia. Mi sono fatto esplodere. Emperor. Oh sì, decisamente. Grazie mille. Boss fight. Oh no. Una boss fight identica, praticamente identica a quella di... aia. A quella di Isaac. Come farò? Non lo so. È una cosa sembra impossibile. Pensare che ci sono persone... cioè, ovviamente, ci saranno persone che... non tutte le persone saranno brave nel gioco. Però non è un boss così difficile. E poi sì, dovresti essere abbastanza forte la maggior parte delle volte, perlomeno, per poter sconfiggerlo. Ok. Oh. Sì, è decisamente... cioè, non so perché stia anche impiegando così tanto tempo ad ucciderlo, in effetti. È un'ottima domanda.
Aia. Perché sto cercando di dare, fare fin tro... Ok, l'ho ucciso. Stavo cercando praticamente di fare affidamento troppo a Best Bud, che non è un oggetto così forte. Ed forse era anche la fonte di danno più maggiore che avevo. E vabbè, per questa run è tutto. Abbiamo fatto una buona run, sì. E boh, così continuerà con le random run. E beh, per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto Sato e ciao.